Francesco Renga all'infinito più o meno con NEC alle 8:35 minuti. Bentornati qui su Cristal Radio e su Milano All News in diretta dagli studi di San Siro di Milano All News. Inizia la nostra ultima mezz'ora, che è la mezz'ora in cui parliamo dell'attualità, abbiamo gli ospiti che vengono a trovarci in studio. In questo caso l'ospite di oggi è in collegamento anche video, quindi volendo su milanoallnews.it potete anche vedere chi, caro il mio Masieri. Ed è Manuela Rippo, responsabile eventi di Garibo. Buongiorno Manuela. Buongiorno Manuela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. E allora, Garibo, il giardino dei giusti, beh, ne abbiamo parlato tante volte, Sì. Quest'anno poi vabbè, è un anno particolare, 20 anni di giardino dei giusti di Milano, tra parentesi, non mi ricordo mai questa cosa, ma è il primo giardino dei giusti dopo quello, diciamo, originale laggiù in quel di Gerusalemme, giusto? Sì, confermo, il primo giardino dei giusti è nato a Milano nel 2003 e ha una caratteristica speciale, è un giardino universale, è un giardino dedicato ai giusti, alle giuste di tutto il mondo che si sono opposti e si oppongono ancora a tutti i genocidi, ai crimini contro l'umanità e alle persecuzioni. Sì. Quest'anno celebriamo il compleanno del Giardino dei Giusti, come avete giustamente detto, i suoi 20 anni. Esatto, e per sabato 30 settembre, quindi sostanzialmente domani, ci sarà la festa di fine, diciamo, celebrazioni per questo ventennale, giusto? Cosa ci ha riorganizzato? Sì, confermo, abbiamo iniziato le celebrazioni il 24 gennaio, che è stato proprio il giorno in cui nel 2003 è stato inaugurato il Giardino dei Giusti. Abbiamo fatto quindi questo primo compleanno con un concerto a Palazzo Marino e chiudiamo domani le celebrazioni con una festa di fine estate. L'abbiamo voluta chiamare festa perché è una giornata di attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. E partiremo alle 10, alle 10:30 con una visita guidata in collaborazione con Progetto Genesi, che avrà un taglio un po' particolare, porterà ovviamente i visitatori a scoprire questo luogo della città di Milano che si trova al Monte Stella, ma avrà un focus particolare sul rapporto tra arte e diritti umani. E al termine di questa visita guidata, che sarà fatta dalle guide che collaborano con l'Associazione per il Giardino dei Giusti, incontreremo la curatrice di Progetto Genesi, Ilaria Bernardi. Sì, sto leggendo qua il programma per la festa di fine estate di domani, che poi continua anche nel pomeriggio, vedo. Continua, in realtà la mattina c'è anche un laboratorio per bambini dall'età dai 6 ai 10 anni, non so se posso definirli ancora bambini a 10 anni. Complicato oramai, effettivamente. Sì, quindi bambini, bambine, ragazzi da 6 a 10 anni, è un laboratorio che facciamo in collaborazione con Favoliamo, è molto interattivo e i genitori hanno la possibilità di accompagnare i figli in questo laboratorio che è un po' tattile, un po' formativo, un po' ludico, che si svolgerà all'interno dell'anfiteatro Liano Paradice e poi riprenderemo il pomeriggio con un'altra visita guidata, questa volta generale, quindi che darà una panoramica di tutti i giusti che sono onorati al giardino, circa 80, e proseguiremo con un concerto per arpa e fisarmonica con un duo, con questi musicisti che si chiamano Dora Scapolatempore e Walter Bagnato, organizzato in collaborazione con Musica Nell'Aria. Per circa un'ora allieteranno gli ospiti e il pubblico con non solo con questa musica popolare e classica, ma anche in uno scenario molto particolare, perché sarà la prima volta che un'arpa viene portata al Giardino dei Giusti. Siamo anche noi molto emozionati di vedere questo bellissimo strumento elegante ospite dell'anfiteatro, e subito dopo sarà offerto anche un aperitivo, perché è l'occasione di brindare non solo a questo anno ricco di attività, ma ancora una volta per celebrare questi 20 anni del Giardino dei Giusti. Ecco, è molto interessante vedere che appunto è una festa a tutti gli effetti, no? Cioè, quindi un luogo comunque importante dove bisogna anche un attimo riflettere quando si passa, diventa però anche un luogo dove ci si può anche in un certo senso essere proprio felici di quello che è il Giardino dei Giusti. Cioè, anzi, io te lo dico sempre, sono molto felice che sia a Milano questo giardino, perché insomma davvero porta un grande
valore alla nostra città. Cosa significa appunto secondo te per Milano avere questa presenza su quel luogo così importante che è il Giardino? È un'ottima domanda. Il Giardino rappresenta l'umano nell'uomo. Quando è nato il Giardino dei Giusti, su volere del presidente Gabriele Nissim, del console armeno in Italia Pietro Cucciucchiana e delle filosofe Anna Maria Samuelli e Ulianova Radice, l'idea fosse che il Giardino venisse ospitato in un luogo pubblico e aperto alla cittadinanza. Dopo tanto lavoro sono riusciti ovviamente ad ottenere il supporto dell'Unione delle Comunità Ebraiche, del sindaco di Milano, allora era Gabriele Albertini, e di fatto di tutto il Consiglio Comunale di Milano, per far sì che già un luogo simbolico della città di Milano, quindi il Monte Stella, che sappiamo tutti costruito sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, potesse ospitare un luogo altrettanto simbolico, carico di valori, carico di coraggio e di forza. Da lì il percorso è stato molto molto lungo, si era iniziato con tre targhe dedicate a tre giusti, adesso solo tre all'inizio. Circa, quanti sono adesso, tre, dicevi? Adesso un'ottantina. Sono circa 80 e chi a Milano, chi ha avuto modo di visitare il Giardino negli anni, ha visto anche che qualche anno fa, nel 2019, c'è stata una piccola trasformazione. Ad un certo punto ci siamo accorti che il Giardino, visitato soprattutto dagli studenti, avesse bisogno di avere ancora di più una conformazione interattiva, perché è un luogo vivo dove gli studenti passeggiano, camminano, dialogano con gli insegnanti, incontrano i giusti, perché poi ogni anno c'è la possibilità di incontrare i giusti quando sono ospiti alla cerimonia del 6 marzo, la giornata dei giusti, e nel 2019 abbiamo riqualificato, l'associazione ha riqualificato il giardino creando degli spazi, tra cui questo bellissimo anfiteatro che ospita circa 180-190 posti a sedere. Ovviamente parliamo di strutture che si sposano perfettamente con il contesto del Monte Stella, quindi restano fortemente presenti gli alberi e ovviamente le aiuole e i cespugli chiarissimo. La riqualificazione mi sembra la parola adatta, che anzi è andata ad arricchire, forse anzi arricchimento di un luogo già bello e già importante come la montagnetta di San Siro, come il Monte Stella. Ricordiamo che si chiama Monte Stella perché la moglie di Bottoni si chiamava Stella, quindi c'è anche questa cosa qui, e ancora in più adesso arricchito da questa nuova veste del Giardino dei Giusti. Vi chiedo allora di rimanere comunque collegati con noi, perché rimaniamo ancora qui a parlare del Giardino dei Giusti, ma prima appunto un po' di musica qui su Cristian Radio. Abbiamo parlato del Giardino dei Giusti, puoi fare la cosa giusta se vuoi anche, no? Certo, come dicono, come al solito non riesco a vedere il titolo, posso tenerti cioè, fino a una certa. Comunque se in ascolto c'è un oculista che vuole intervenire e dare una mano al Bombardier, o qualcuno che vuole regalarci un monitor gigante, da 30 pollici, potremmo aiutare il Bombardier nella conduzione della mattinata, che insomma già è difficile di sé. Quindi potremmo aiutarlo meglio. Comunque i Simply Red dicevano la cosa giusta, ed ecco qui quindi i Simply Red su Cristal Radio. E caro mio Masieri, ci sono canzoni a volte che ti dimentichi che esistono, ma poi quando le ascolti si riapre un mondo. Allora, quanto era bella questa Simply Red. Io ti dico questa, l'ho ascoltata a casa perché mio padre ha il vinile, molto probabilmente. Immaginavo, conoscendo il personaggio immaginavo. E comunque questa era The Right Thing, la cosa giusta. Perché abbiamo messo la cosa giusta? Perché stiamo parlando del Giardino dei Giusti con Manuela Rippo. E allora buongiorno di nuovo a Manuela, che è ancora rimasta qui collegata con noi, perché appunto stiamo raccontando questo Giardino dei Giusti. Ma Manuela, Giardino dei Giusti, chi sono questi giusti? Ricordiamolo, perché è sempre molto importante e molto bello ricordarlo. Chi sono i giusti? I giusti sono degli uomini e delle donne che si sono trovati in una situazione di male estremo e che di fatto hanno aiutato, hanno salvato, hanno denunciato, si sono battuti per difendere un altro essere umano. Da crimini contro l'umanità, da situazioni in cui nell'altro vittima, come dicevamo, di persecuzioni o di violenze, nell'altro hanno riconosciuto l'umano e per questo hanno agito cercando di salvarli.
Storicamente, Emanuela, i giusti nascono, i primi giusti sono coloro che hanno salvato gli ebrei, no, dal nazifascismo, giusto? Nasce lì, giusto? Cosa? Poi però sì, si è evoluta, nel senso, ahimè, ne sono arrivati altri dopo, perché significa che il genere umano non impara mai niente poi anche. Sì. Il giardino dei giusti di fatto trae ispirazione dal giardino dello Yad Vashem, dove sono onorati i giusti tra le nazioni. Il giardino dei giusti di tutto il mondo, quindi quello che abbiamo a Milano, e ricordo esistono in realtà circa 200 giardini in Italia e nel mondo su ispirazione del giardino di Milano, e vengono onorate figure per tutti i genocidi, a partire da quello armeno all'inizio del secolo precedente, fino ad arrivare a quelli che sono contesti attuali, i migranti, il terrorismo fondamentalista, oppure abbiamo visto situazioni più recenti come la pulizia etnica nei Balcani, i conflitti che attualmente sono presenti in Siria, per esempio. E negli anni la Fondazione Garivo di fatto, oltre ad organizzare tante attività al Giardino dei Giusti e a promuovere la nascita di giardini in tutto il mondo, fa un accurato lavoro di ricerca di queste figure esemplari che raccoglie all'interno di un'enciclopedia, l'Enciclopedia dei Giusti. Per entrare però nel Giardino dei Giusti, per essere onorati a Milano, riceviamo ogni anno come associazione tante richieste, tra cui ovviamente quelle presentate spesso da giornalisti, da storici, da ricercatori, per essere onorati direttamente con una targa al giardino, e ricordiamo che non avendo uno spazio infinito vengono onorate solo delle figure emblematiche che rappresentano una categoria, purtroppo non possiamo accoglierli tutti. Per questo motivo, qualche anno fa, abbiamo inaugurato una nuova modalità, una nuova procedura, ovvero la raccolta delle figure che vengono presentate dalla società civile. Sul sito di Garivo, www.garivo.net, è possibile trovare alcune indicazioni su come presentare la candidatura. Vengono raccolte dalla Fondazione e poi vengono esaminate dal Comitato dei Garanti dell'Assemblea che fa parte poi dell'associazione. Capito? Garivo, Garivo, punto, mi dicevi? Net. Potete, io vi assicuro, ne ho visti un po' di giardini giusti. Io ho avuto anche la fortuna di andare in Armenia, poi vedere quello che c'è anche là, appunto a Yerevan. Ho avuto la fortuna di vedere quello che c'è in Ruanda. Sono posti sicuramente dove, insomma, all'inizio l'impatto è forte, chiaro. Ma poi davvero diventa interessantissimo scoprire quello che sono le storie, e soprattutto in realtà se ne esce con un grande spirito di speranza, perché è vero che tutto questo avviene in situazioni gravissime, genocidi, pulizie etniche, ma in quel momento grave, brutto, bruttissimo, drammatico, qualcuno ha fatto la cosa giusta. E quindi c'è questa grandissima speranza che ti lascia nel genere umano, che da una parte commette atti atroci, ma dall'altra c'è sempre quello che dice, famoso io non ci sto in un certo senso, c'è chi dice no, come dice Vasco, ecco, in questo caso i giusti sono quelli che dicono no e che fanno qualcosa per aiutare. Infatti io sintetizzerei con, sono sul sito dell'Associazione Giardino dei Giusti Milano, con questa frase che secondo me racconta perfettamente: i giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei giusti. Infatti, vale. E non sono luoghi di tristezza, cioè per niente, tra parentesi sono bellissimi, perché veramente è sempre verdi, essendo giardini, cioè, si sta bene, sono sempre in luoghi pazzeschi, perché comunque ragazzi la Montetti San Siro, Monte Stella è un posto pazzesco, cioè andate su, c'è una vista ora del tramonto, vi innamorate di Milano, cioè andate su con qualcuno, vi sposa sicuro, cioè è anche un luogo ottimo per quello. Quindi insomma, ricordiamo però Manuela appunto l'appuntamento di domani, giusto? Assolutamente, ci vediamo domani, in realtà è tutta la giornata, quindi dalle 10.30 fino alle 20 ci sarà sempre qualche attività al giardino. Vi aspettiamo, è possibile prenotare le visite guidate in laboratorio su Eventbrite, ma invitiamo tutta la cittadinanza a venire a fare una passeggiata, anche solo per scoprire questo luogo, per leggere il nome di un giusto su una targa o per ascoltare un po' di musica insieme a noi. Perfetto, allora lascio a te la chiusura, Lorenzo saluta la nostra studio oggi. Grazie Manuela. Grazie a voi. Appunto, cercate, informatevi sul Giardino dei Giusti, che è una realtà bellissima. Siamo in chiusura? No, abbiamo tempo ancora per una canzone. Tra parentesi,
Tra cui sono in 15 che cantano, vabbè, l'altra, ma tra cui c'è Ernia. Non ne vedo uno. C'è Ernia, c'è Ernia che abita proprio dalle parti. Che stavamo dicendo, cresciuto dalle parti di zona, infatti, QT8. Infatti, cresciuto dalle parti di Giardino dei Giusti. Montestello. Infatti, quindi insomma, rimaniamo lì in zona. Chissà quante volte magari ne è passato di lì e si è fatto qualche domanda. E che magari qualche canzone sia stata ispirata da qualche targa letta. Non so, chiederemo a Ernia. Adesso andiamo alla San Carlo e chiediamo. L'ospedale, Ernia, vabbè, non l'hai capita. Ok. No. Grazie ancora Manuela, grazie. Grazie Manuela. A domani allora con la convocazione appunto al Giardino dei Giusti e noi appunto andiamo avanti con Ernia, Brescia e Fabi Fibra insieme per Parafulmini.